Ringrazio le autorità civili e militari qui convenute per celebrare l'anniversario della liberazione. Saluto inoltre le concittadine e i concittadini che ci seguono nella modalità streaming sui canali social. Ancora una volta, come lo scorso anno, celebriamo la ricorrenza del 25 aprile in condizioni difficili, con la mente piena di interrogativi e allo stesso tempo con il cuore colmo di speranza per il futuro. Questa che era una festa di popolo e di persone riconoscenti nei confronti di chi aveva sofferto e combattuto o era stato ucciso per dare un nuovo corso alla vita degli italiani, ora questa festa deve essere celebrata con le doverose precauzioni che il nuovo nemico, il Covid-19, ci impone, a cominciare dal distanziamento. Come avevamo constatato già l'anno scorso, la pandemia ha colpito molti dei nostri anziani e con la loro morte è scomparsa la possibilità di ascoltare direttamente le testimonianze di quanti avevano vissuto in prima persona le vicende della guerra e della liberazione dall'oppressione nazifascista. Poi, a seguito, queste donne e questi uomini, già così duramente provati, si sono assunti la responsabilità della difficile ricostruzione materiale e civile della nazione. L'Italia democratica di oggi esiste grazie al sacrificio e all'impegno di questi suoi fondatori e difensori. Conservare ogni singola esperienza della resistenza che fu combattuta in ogni luogo d'Italia, come anche nella nostra regione e nella nostra città, significa salvaguardare i fondamenti della nostra democrazia e della nostra Costituzione. La stesura della nostra Carta Costituzionale vide lavorare insieme persone che avevano ideologie diverse, ma che condividevano dei valori irrinunciabili, quali la dignità della persona, i principi di libertà, di autodeterminazione, di uguaglianza, di solidarietà e pluralismo. Non lo possiamo dimenticare, soprattutto oggi, quando vediamo riemergere simboli e slogan tristemente noti che vengono adoperati da gruppi di ispirazione neofascista e neonazista, i quali cercano visibilità e consenso sulla scena pubblica, magari approfittando della situazione di difficoltà economica e sociale che stiamo vivendo. Non possiamo dimenticare che da quel patto di solidarietà di oltre 75 anni fa sono derivati gli anni di pace di cui abbiamo goduto e ancora beneficiamo. In un'Italia che è cresciuta civilmente ed economicamente nonostante le tante difficoltà e le tante disparità ancora rimaste. Il Covid ha evidenziato e intensificato tutti i problemi, a cominciare da quello del lavoro, del diritto al lavoro, come dichiarato proprio dall'articolo 1 della nostra Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Accanto ad essi tutti gli altri diritti irrinunciabili, il diritto all'istruzione e alla salute per tutti, ugualmente fissati dalla nostra Costituzione, ma seriamente messi alla prova in quest'ultimo anno e tutti strettamente collegati all'esigenza della giustizia sociale. Senza dimenticare l'urgenza della sostenibilità ambientale e il diritto all'informazione libera, che dovranno essere sostenuti da una cultura robusta per i cambiamenti necessari. La sfida è divenuta complessa perché ogni aspetto è interconnesso e la presenza di questo nuovo nemico insidioso ci richiede ancora una volta di avere il coraggio per ricominciare sotto l'aspetto materiale e anche quello morale. Sappiamo che non è e non sarà facile. Questi valori e quegli ideali che hanno ispirato i padri fondatori dell'Italia democratica sono ancora quelli che ci guideranno. E dunque la riflessione di oggi, 25 aprile 2021, ci rimanda chiaramente a quella del 25 aprile 1945. La giustizia sociale, la libertà e la democrazia, per essere conservate, richiedono concordia di intenti e una coscienza civile, matura e responsabile. Grazie a tutti. Autorità civili, osimane, osimani, antifascisti. Oggi è il 25 aprile, anniversario della liberazione dal nazifascismo. Può apparire scontato iniziare con questa affermazione, ma è evidente che così non è. Dopo 75 anni
76, scusate, tramite una circolare, un dirigente regionale del MIUR, quanto consapevolmente non ci è dato sapere, agli studenti delle Marche indica il 25 aprile come la fine della guerra, omettendo completamente, tra l'altro, la guerra di liberazione. Per nostra fortuna e sua sfortuna, ci siamo noi. C'è questa piazza di insegnarglielo. Anche questo significa tenere alta la guardia sulla democrazia. Il 25 aprile non rappresenta la fine della guerra mondiale, ma la fine di una dittatura che ha svilito il paese per 20 anni e l'ha condotto ad una inutile e sanguinosa guerra. Rappresenta al tempo stesso l'inizio, la rinascita, la dignità di un popolo che si è riscattato lottando per quello che non aveva mai avuto nella sua storia: la democrazia, la libertà, l'uguaglianza e la pace. L'ANPI, i partiti di massa, le associazioni politiche e sindacali, di fatto hanno rappresentato, dalla caduta del fascismo ad oggi, il tentativo costante di attualizzare e di permeazione nella società di quei valori così ben espressi dalla Resistenza e dai suoi protagonisti. Quindi dai partigiani, dalle staffette, di ogni ideologia e di ogni condizione, ma anche da parroci, da militari, dalla popolazione che sostenne la lotta di liberazione, pagandolo spesso a caro prezzo. Giustizia sociale, solidarietà, partecipazione sono solo alcuni dei principi, molti ripresi dal nostro glorioso primo risorgimento, che gli antifascisti prima e costituenti poi vollero incardinare nelle istituzioni repubblicane attraverso la Carta Costituzionale. Quei valori furono poi al centro delle grandi conquiste politiche e sociali degli anni successivi. Lo Statuto dei Lavoratori, il divorzio, la legge sull'interruzione di gravidanza, il Servizio Sanitario Nazionale, solo per citare le più significative. I partigiani, pur lungimiranti e con il pensiero rivolto non solo ai loro tempi, ma soprattutto a quelle delle generazioni future, ci lasciano in eredità grandi principi ispiratori, grandi ideali, che noi oggi dobbiamo saper raccogliere e accogliere nelle battaglie che stiamo combattendo. Anche la pandemia ci mette di fronte alla novità del dettato costituzionale. Ricordo solo che, come prescrive la Costituzione all'articolo 32, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Tuttavia, l'attuale crisi pandemica pone l'accento non solo sulla gestione sanitaria, ma anche su quella sociale e democratica del fenomeno pandemico. Un fatto certo è che la gestione Stato-Regioni della pandemia ha mostrato i suoi limiti, in un rimbalzo di responsabilità. La Costituzione applicata non permetterebbe questo, perché indica chiaramente nello Stato, in caso di calamità, la responsabilità unica della gestione. Come nelle crisi del passato, quali ad esempio quelle sviluppatesi in conseguenza del primo conflitto mondiale, i movimenti populisti e nazionalisti accrescono il proprio consenso creando un'illusoria e facile realtà, costituita da una guerra tra gli ultimi e gli ultimissimi, tra i garantiti e i non garantiti, travestendosi da popolo che contrasta l'élite, indicando sempre un nemico. È auspicabile, tuttavia, un confronto serio sulle diversità, sulla divaricazione sociale che aumenta nel nostro paese, agevolata anche dalla pandemia. Questi movimenti che hanno sfruttato la situazione con posizioni deplorevoli, sintetizzabili in «riapriamo tutto, tanto il virus uccide solo gli anziani», come se anziano fosse un termine astratto e non i nostri padri, i nostri nonni, i nostri cari, hanno mostrato il loro volto facendoci capire che il loro interesse non è salvaguardare il benessere e i diritti di tutti i cittadini, ma solo i loro interessi specifici. Credo che questa crisi sanitaria abbia mostrato principalmente due aspetti: la nostra fragilità di essere umani e, per certi versi, anche i limiti del nostro sentirci comunità. Ad una prima fase in cui l'Italia apparve come un paese che reagisce unito alla disgrazia,
oggi annaspa per garantire e proteggere le persone più deboli. Sosteneva qualcuno più autorevole di me che ci si salva e si va avanti solo se si agisce tutti insieme e non singolarmente. Lo disse Enrico Berlinguer, certo in un'altra epoca e in un altro contesto, ma credo che questo principio sia stato alla base della lotta di liberazione, sia nelle fondamenta delle Costituzioni e nel futuro della società contemporanea. Rai Storia qualche sera fa ha mostrato cos'è la coesione, facendoci vedere e raccontandoci la vicenda del battaglione Mario a San Severino Marche, un esempio di internazionalismo e cooperazione ante litteram. In quella brigata combatterono e morirono donne e uomini di una decina di nazionalità differenti, oltre agli italiani. Erano sloveni, croati, etiopi, somali, russi, erano cattolici, atei, ebrei. Avrebbero potuto restare indifferenti alle sofferenze della popolazione della nostra montagna marchigiana. Loro, ex internati ed ex militari, strappati dalle terre d'origine dai fascisti. Eppure, scelsero senza esitazione di essere protagonisti del riscatto del paese che li voleva sopraffare. Sia ben inteso, questo non accadde solo per gli stranieri nel nostro paese, ma anche molti nostri militari antifascisti, prima in Spagna a difesa della democrazia, poi nei Balcani dopo l'8 settembre. Vorrei qui ricordare Amedeo Serloni e Gino Marini, combattenti con i partigiani croati, Ermanno Badialetti e Alfredo Casaretto, ufficiali della martoriata divisione Acque a Cefalonia, ma anche Artemio Carletti, militare del presidio italiano dell'isola di Lero, e Ivo Sanseverinati, partigiano della decima divisione Elas Grecia. E se guardiamo al carattere internazionale della resistenza, espressione di società, espressione di solidarietà e cooperazione, mi domando come possa l'Europa rimanere indifferente al grido d'aiuto di una barca in balia del mare, o come possa il mondo non capire che dalla pandemia si esce solo fornendo assistenza sanitaria e un vaccino anche ai paesi che non possono permetterselo. Concludo con le parole di un grande presidente partigiano, Sandro Pertini. Battetevi sempre per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale. La libertà senza giustizia sociale non è che una conquista fragile che si risolve per molti nella libertà di morire di fame. Viva il 25 aprile, viva la Costituzione italiana, viva i partigiani.